Buongiorno a tutti, dicevo, vorrei innanzitutto dire un ricordo di quegli ultimi giorni, a proposito di Michele Tiraboschi, credo abbia fatto un intervento nel quale si è fino in fondo percepita la sua esperienza di allievo. Molto devoto al maestro. Nel mercoledì precedente la sua morte, ricordo come Marco mi disse a casa mia: qualunque cosa mi succederà, Michele Tiraboschi sarà in grado di sostituirmi in tutto e per tutto. Io non conoscevo Michele Tiraboschi. E quella sera lui mi disse che lo riteneva il suo allievo organico, una sorta di clone che avrebbe potuto garantire la continuità del nostro progetto riformatore. E così poi successivamente, purtroppo è stato, purtroppo, l'incontro con Michele, ma purtroppo per la ragione di quell'incontro. Nel corso di questi anni molti hanno voluto soprattutto ricordare il morto. Ricordare, cioè, la vittima di un'aggressione incomprensibile. Ma molti altri, ci permettiamo di ritenere noi, Associazione Amici di Marco Biagi, ADAPT, abbiamo sempre voluto ricordare il vivo, cioè l'attualità delle sue intuizioni, del suo metodo. E dirò alcune cose a questo proposito molto brevemente. Credo si possa riconoscere a Marco di avere tra i primi intuito la fine dell'economia fordista e delle produzioni seriali, di una certa organizzazione della produzione del lavoro. Non conosceva ancora internet, però era molto attento alla trasformazione del lavoro che già le tecnologie stavano inducendo, le tecnologie informatiche di allora stavano inducendo. Quando testimonianza di qua, di questo, devo portare il lavoro a progetto, il tanto contestato lavoro a progetto. Disegna il lavoro a progetto su richiesta di Cisl e Will nel negoziato, perché Cisl e Will contestano, a mio avviso giustamente, la grande sregolatezza delle collaborazioni coordinate e continuative. E quindi lui pensa di, virgolette, approfittare positivamente di questa sollecitazione non solo per dare una regolazione a queste collaborazioni, utile anche ai servizi ispettivi per individuare la loro natura non corrispondente alla norma, e quindi agire in conseguenza, ma vuole prefigurare il lavoro agile. Quello che poi avremmo chiamato lavoro agile, smart working, nel senso che intuisce come la trasformazione del lavoro si caratterizzerà sempre di più per allentamento del vincolo spazio-temporale e per passaggio quindi della misura del lavoro, soprattutto dall'orario, ai risultati, agli obiettivi e ai risultati. Questo passaggio di paradigma lo portava a immaginare una forma ibrida al superamento della dicotomia autonomia-subordinazione. E il lavoro agile di per sé è un lavoro ibrido, perché non a caso avvertiamo tutte le difficoltà di un impianto regolatorio costruito sulla subordinazione difficilmente applicabile ad un lavoro che si svincola dallo spazio. Pensate a tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza, ma relativizza anche l'orario. Ripensiamo nel momento in cui questo strano smart working indotto dal Covid non ha rappresentato il passaggio al lavoro per obiettivi e risultati. Ripensiamo a quella natura ibrida, dotiamola di tutte le tutele necessarie, ma rivalutiamo soprattutto il contratto progetto in base al quale fu cialtronescamente, se mi è consentito dal punto di vista culturale,
imputato di essere il precarizzatore, perché aveva voluto irrigidire, tanto che un suo collega, scrivendo sul Corriere della Sera, prima pagina del Corriere della Sera, criticò le sue idee a questo proposito, dicendo che introduceva più rigidità con il contratto a progetto rispetto alle collaborazioni coordinate continuative. La seconda considerazione è sulla sua attualità. Capisce che i mercati del lavoro diventano, come oggi si dice, transizionali. Le transizioni da posto a posto di lavoro, ma anche nell'ambito della stessa impresa, da mestiere a mestiere, sono continue e non più straordinarie, eccezionali. E quindi tutto l'armamentario delle cosiddette politiche attive, che peraltro non hanno mai funzionato, deve essere ripensato, perché proprio perché la transizione è continua, e quindi continuamente il lavoratore, per essere autosufficiente nel mercato del lavoro, deve avere opportunità di apprendimento, e di un apprendimento che deve essere integrazione di esperienze del fare e di teoria. Noi oggi lavoriamo, mi riferisco soprattutto ad ADAPT, a ecosistemi formativi territoriali nei quali l'impresa si incontra con le istituzioni educative, nel quale i corpi sociali dialogano e progettano e coprogettano percorsi formativi educativi. E questa è la conseguenza di quella sua attenzione. Insomma, lui considerava, e in questo c'era il superamento dell'articolo 18, il passaggio dalla tutela difensiva del posto di lavoro alla tutela promozionale, consistente soprattutto nell'apprendimento continuo, il diritto, diciamo, alla conoscenza, un diritto non sanzionabile, ma non per questo meno importante, perché doveva essere, e poi le parti avrebbero potuto anche attraverso strumenti civilistici sanzionare comportamenti opportunistici o premiare comportamenti virtuosi a proposito del diritto alla conoscenza. Quindi, mentre molti si attardavano sulle tutele difensive che non proteggevano nel momento in cui si consumava un posto di lavoro o si consumava una competenza, egli si poneva questo problema di invece dare al lavoratore continuamente, perpetuamente, potremmo perfino dire, opportunità di apprendimento teorico e pratico integrati tra di loro. Tra parentesi, mi è capitato in questi giorni di essere audito dalla Commissione Lavoro del Senato a proposito della transizione dalla scuola al lavoro. Tirocini, apprendistato, Marco prima con Tiziano Treu e poi con me, pensa di regolare i tirocini e soprattutto mi consiglia di introdurre l'apprendistato duale. È lui il padre dell'apprendistato duale in Italia. Apprendistato duale che, mentre parliamo, non c'è né quello di primo né quello di terzo livello, e a livelli così, anzi quei pochi di terzo livello credo li faccia ADAPT, e quelli di primo livello sono così scoraggiati che non si realizzano. E però c'è stato l'abuso dei tirocini, a proposito delle ipocrisie, come quando c'era l'abuso del cococò. L'abuso dei tirocini c'è stato, c'è, ed è giusto e doveroso regolarli, ma all'ordine del giorno con il rinvio alle parti sociali della legge di bilancio 2022. Terza intuizione. Marco credeva al diritto vivente del lavoro, ma non affidato alla giurisprudenza, come spesso accade nel nostro paese per questo ambito e per altri ambiti. Cioè che la giurisprudenza si faccia creativa. Credeva al diritto vivente applicato alle parti sociali, alla capacità continua di adattarsi e di adattarsi quanto più in prossimità. Il suo statuto dei lavori è questo, ricordiamocelo. Lo statuto dei lavori parte dall'idea che c'è una regolazione non negoziabile, fondamentale, obbligatoria, che sostanzialmente coincide, Michele correggimi, con il diritto comunitario del lavoro,
e poi tutto il resto va invece rimesso alla negoziazione, all'adattamento reciproco continuo tra parti e quanto più in prossimità nelle aziende e nei territori. L'articolo 8 è scritto sul file marina. Prego di andare a confrontare il testo dell'articolo 8 e il cosiddetto file marina, che diciamo coloro che hanno confidenza con la vicenda di Miaggi conoscono. Il file marina fu scritto nel mio ufficio da Marco come criterio di delega per lo statuto dei lavori, poiché pensava che qualcuno guardasse dentro, lo dico, dentro il ministero, nei nostri PC, lo camuffò sotto il nome della moglie, chiamando appunto file marina. Ma il file marina è l'articolo 8. È l'articolo 8, capiamoci, lo statuto dei lavori sarebbe stata un'operazione più ambiziosa, ma la capacità della contrattazione di prossimità di adattare le norme da leggi e da contratti che non appartenessero a quello zoccolo inderogabile. La duttilità, l'adattabilità, il diritto vivente non applica, non attribuito alla casta dei magistrati, ma attribuito ai corpi sociali rappresentativi. Quindi Marco, cultura sussidiaria, è sussidiario quanto più possibile. Questa sussidiarietà lo porta a credere nelle organizzazioni, nei corpi di rappresentanza, in quanto organizzazioni libere e mai da attrarre nella dimensione pubblicistica. Quindi no articolo 39. Marco era figlio di una generazione che aveva parlato di orgoglio della mancata applicazione dell'articolo 39. Mi tocca dirlo perché di questi tempi sento paradossalmente echi neocorporativi che vorrebbero attrarre con una norma pubblica la maggiore rappresentatività, il che vuol dire anche il 40, vuol dire anche l'interna corporis dei corpi sociali. Ma secondo la sua cultura, noi dovevamo avere rispetto di organizzazioni di fatto libere. Dov'è la libertà soprattutto e dove verrebbe meno la libertà con l'applicazione dell'articolo 39 e 40? Nel fatto che il diritto vivente fa evolvere i perimetri contrattuali. E se no, il primo contenuto della libertà sindacale, di cui al primo comma, articolo 39, è l'evoluzione dei perimetri. Se invece noi disciplinassimo per legge la maggiore rappresentatività, noi bloccheremmo questi perimetri. E dovremmo poi fare a leggi per correggere quei perimetri, mentre ogni giorno nella realtà si evidenzia l'opportunità di adattare i perimetri, perché tendenzialmente tendono a farsi più ristretti rispetto, che so io, a una grande categoria come metalmeccanici che va dall'IBM alla carpenteria. Quindi no alla regolazione pubblicistica. Si dice ci sono i contratti pirata, pensate, basterebbe una norma che dicesse che non il salario, ma il trattamento complessivo, che è fatto di tante cose, compresa la bilateralità, il trattamento complessivo del livello iniziale, del contratto più prossimo, più applicato. Il CNEL può dire qual è quello applicato in ciascun ambito e più prossimo. E dove per più prossimo si intende un concetto che evolve. È un rinvio, è una norma di sostegno alla contrattazione e di rinvio che non disciplina la maggiore rappresentatività, non cristallizza gli attuali perimetri, ma pone un pavimento consistente nel trattamento complessivo, insisto, che è ben più del salario, che è attribuito a livello iniziale, a livello più basso, eccetera. Si parla in questi tempi di abrogare l'articolo 8. Perché? Che male fa? L'articolo 8 è una possibilità in più per le parti sociali, per le rappresentanze in un'azienda, in un territorio, di adattarsi. Quante volte è stato utile? È stato firmato quasi sempre, gli accordi ex articolo 8 sono stati firmati quasi sempre da tutte le organizzazioni, diciamo, comparativamente più rappresentative. Non c'è un accordo ex articolo 8, uno, sfido, uno mi si deve alzare in piedi, uno, diciamo, tra le persone impegnate e variamente collocate, socialmente o politicamente, che dica c'è un accordo articolo 8 che è stato sbagliato. Non ce n'è uno.
di tutti gli articoli 8 tutti sono stati contenti ed è stati tutti gli accordi ex articolo 8 sono stati si sono verificati sostenibili giurisprudenzialmente, non è poca cosa in Italia, quindi hanno retto anche alla giurisprudenza, perché Warum Wechsel, scusate il tedesco, ma era uno slogan per anni dei socialdemocratici tedeschi in Austria. Perché cambiare? Perché cambiare? Vero, giusto mio. L'articolo 8 è uno strumento, proprio è sussidiario, è la fiducia nell'incontro, nell'adattabilità fra le parti, per rendere effettive le regolazioni. E immaginate soprattutto con i diritti promozionali del lavoro quanto importante come il diritto alla conoscenza o il diritto alla prevenzione olistica dei bisogni di salute, non solo quelli legati al rischio. Mi avvio a concludere. Marco quindi è davvero vivo, da dire lotta insieme a noi, nel senso che noi non lo ricordiamo solo perché è morto ingiustamente, è troppo poco, sarebbe troppo poco per una ricchezza umana così straordinaria, ogni persona, ma al fine di ciò che facciamo e di questo spaccato importante delle relazioni umane che sono le relazioni di lavoro, è molto importante quello che ci ha lasciato. Ecco, ci manca molto anche in questo tempo, con tutte le insicurezze che questo tempo produce, e le insicurezze tendono a far regredire la regolazione del lavoro, come se il vecchio armamentario novecentesco ci proteggesse dalle insicurezze, come se tagliando i contratti a termine, reintroducendo l'articolo 18. L'altro giorno leggevo un articolo di chi diceva reintroduciamo la scala mobile, come se non avessimo memoria di ciò che accadde con la scala mobile, quando cioè cresceva l'inflazione e crescevano i salari meno dell'inflazione e venivano sempre fregati dall'inflazione che arrivò a due cifre. Quando ti facevano un mutuo al 20% fisso e dicevi ringrazia il cielo, ti dicevano. Cioè, come se Tarantelli fosse morto per nulla, con la sua intuizione di... E Renato qui è un testimone, perché insieme a Tarantelli ha realizzato quella... intelligente soluzione di anticipare la dinamica inflazionistica, quel gioco d'anticipo che poi ha funzionato, che ha funzionato. Quindi non regrediamo. La spinta che lui, anche ogni volta che lo ricordiamo, ci dà è a sperimentare, a progettare, ad andare avanti avendo fiducia nella società, e nelle sue espressioni. In fondo, le relazioni di lavoro sono, se naturalmente lette, intense relazioni fra persone. Grazie. Grazie. Grazie.